un saluto da Vincenzo De Maria. Siamo al cimitero di Reggiano Gravina, dove proprio a pochi metri da noi c'è la costruzione. Diciamo che siamo arrivati quasi al termine della cappella di Giulia Primavera, che a cura di Silvano Cristoforo sta nascendo per traslare la salma di Giulia Primavera, la nostra santa di Reggiano. Siamo all'ultima gettata di cemento, che poi in settembre, quando sarà smontata la struttura in legno, verrà fissata la Madonnina che è inviata dagli amici di Reggiano del Canada tramite l'amico Gino Romano e i suoi amici del Canada. Celeste Madre Sei. Speriamo di fare la manifestazione per il 22 ottobre, che sarebbe la data di morte di Giulia. Che solo tu vuoi donare. Ave Maria. Passione, io stavo scrivendo il libro sui personaggi di Reggiano. Casualmente mi è stato fatto il nome di Giulia Primavera, io non la conoscevo affatto. Sembrava di fare un'intervista per una paginetta per il libro, invece nel giro di qualche mese non solo abbiamo scritto un libro su tutto ciò che ci veniva raccontato, da testimoni, da lettere che abbiamo trovato, da poesie intitolate a lei negli anni 60. È successo che poi da un sogno di un contadino di San Marco che mi è stato raccontato, non voleva stare nella tomba Giulia, che aveva messo in una cappella, io mi sono adoperato per chiedere al comune il terreno che mi è stato subito concesso. Poi l'ingegnere Formoso con la moglie mi hanno fatto un progetto su un'idea della moglie di Guzzolino, l'insegnante Elisa Paletti. Tanti, specialmente i giovani, non conoscevano Giulia. Adesso, una volta fatto il libro, poi un'altra persona di Fagnana ha aperto un sito su internet dove parla di Giulia. Adesso ognuno ha le immaginette, le fotografie di Giulia, praticamente in Argentina, in America, in Europa, in tutto il mondo dove si è conosciuta e pregata, e speriamo che faccia tanti miracoli. Anche ultimamente ci sono delle testimonianze con dei miracoli recenti, e speriamo che ne faccia tanti, così la portiamo sugli altari. La scala, dall'idea di una scala che vuole raggiungere il cielo, infatti ci viene messa la Madonna sopra, l'Immacolata Concezione. E poi, siccome la scala a un certo punto è interrotta, dà l'idea di una vita spezzata, perché Giulia è morta a 15 anni, venuta a prendere direttamente dalla Madonna come gli aveva promesso nel 1932. La struttura in legno, mentre stavamo montando il cemento con i gradini che arrivano fin sopra dove sarà messa la Madonna. Sotto invece, dove vedi questo basamento di cemento, su questo basamento viene messo l'altare, dove verrà inserita l'urna contenente i resti di Giulia Primavera. È un appello che faccio anche a chi ci ascolta: chiunque preghi Giulia per qualsiasi bisogno e abbia dei miracoli, di farcelo sapere, perché può servire tutto per la sua santificazione. E anche per diffondere sia Giulia che Reggiano in scala internazionale. Questa è la vecchia tomba, diciamo, dove Giulia risiede, assieme alla nonna, al nonno, alla mamma, e c'è la foto del fratello, che poi il fratello qui non c'è, il fratello è sepolto a Cosenza. Già i devoti cominciano a mettere, c'è una Madonnina, c'è Madre Teresa, c'è una collana. La mamma di Maria, Maria Carmela. Ciao.
adesso stiamo riprendendo i tre maestri volontari che sono offerti per questa costruzione mentre stanno distrigandosi, dice, per il lavoro degli ultimi gradini. Il capo è Mister Giuseppe Occhiuzzi. Sono molto contento di averlo fatto perché conosco tutta la storia di quello che doveva avere, perché abitavamo vicino a via Calvario e quindi ricordo tutta la storia che mi raccontavano anche queste ragazze. Poi c'è Salvatore Iannuzzi. Anche lei è impegnato in questa missione che state portando a termine con il principale e gli altri operai. Ovviamente tutto gratis. Tutto gratis perché non c'è finanziamento. Pure un po' materiale non mi fa attenzione, non ho dovuto consumare tanto, mi cercate di risparmiare in tutte le maniere. Io mi trovo coinvolto, veramente prima non la capisce proprio, sono giù la primavera, mi trovo coinvolto e con un animo molto libero, posso dire, anche se io non la conoscevo. E Antonio Ponzi, ecco. Ecco. Mai avete scelto di fare questa opera, perché ci credete? Sì, 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 ci credo abbastanza e mi sono offerto. Volontario per questa missione? Sì, sì, questa missione. Più una missione. Sì. Sono i tre artefici, ne manca un altro. Oggi non c'è, che si chiama Alberto Ferrara, che ha aiutato fino a pochi giorni fa. Tante persone vengono direttamente da me perché hanno visto, vedono la struttura già, diciamo, in uno stato avanzato e poi hanno letto il libro, si interessano, mi chiedono di Giulia, mi chiedono quando sarà l'inaugurazione. Cioè, non appena finita la struttura la consegnerò all'amministrazione comunale per il prosieguo nei secoli, per la manutenzione di questa grande opera, diciamo, che è un vanto per Roggiano e per i roggianesi. Mi sono cominciate le visite dei paesani, anche da fuori vengono per vedere questa struttura. Figuriamoci quando sarà finita, ci sarà una processione continua. E speriamo che la gente preghi e Giulio aiuti tutti quanti. Speriamo che Roggiano facciano tante opere così, che la gente sia orgogliosa, che preghi, che vada in chiesa, che i santi servono anche per questo. E noi siamo la dimostrazione di volontari che stiamo facendo qualcosa per la comunità e per tutti quanti.